famiglia ad andare a chiedere in occasione di acquisti di gioielli per cerimonie, matrimoni, battesimi e cresime, di andare a chiedere al dei nobili quello che serve, senza naturalmente pagare niente. Quindi c'è questa protezione del clan di Bergolis su dei nobili e la sua gioielleria. E invece che cosa consentono di accertare le indagini? Che la rapina è stata fatta da Maiorano Carmine, il quale poi è stato arrestato per quella rapina. Maiorano Carmine è vicino al gruppo Viestano di Perna, gruppo che è a sua volta vicino ai Libergolis. E Silvestri, l'odierna vittima, che è anche a sua volta vicino ai Di Bergolis, è sospettato, e ci sono per la verità diversi indizi in questo senso, di avere fornito un appoggio logistico a chi da Vieste è venuto a fare la rapina. Allora, come vedete, si è creata una situazione della quale dei nobili, la moglie, sono consapevoli, tanto che vanno da Silvestri a chiedere di recuperare i gioielli oggetto della rapina, una situazione di mancanza di affermazione del proprio potere da parte dei Libergolis proprio nel comune Monte Sant'Angelo, che è la capitale del regno degli Libergolis. Quindi,